Potete avvicinarvi perché stiamo per cominciare questa magnifica serata, una serata di beneficenza, e io farei complimenti e un applauso alla delegazione dell'ANT di Palagianello che da 7 anni oramai organizza questa serata veramente, veramente importante, e lo vediamo anche dal numero di gente accorsa. Siamo qui con la delegata provinciale ANT, Maria Letizia Zavatta Prete. Che dire, stasera la serata è stupenda, c'è molta gente e soprattutto si sta facendo tanta solidarietà, quello che l'ANT fa quotidianamente ogni giorno. Questa notte rosa non è la prima notte rosa, è una delle tante che si sono susseguite, e questa sera poi è un esempio straordinario di condivisione. Avrete notato che ci sono gli stand di varie delegazioni ANT sparse nella provincia. Non abbiamo bisogno dell'elemosina, abbiamo bisogno di solidarietà, che è una cultura che educa a continuare a farla. Non si può fare un'elemosina a Natale, a Pasqua perché ci sentiamo più buoni e poi basta, la coscienza è tranquilla. Pretendiamo soprattutto quella condivisione che nasce dall'amore. Una vita va difesa dal primo all'ultimo respiro, perché la dignità della persona è sacrosanta. E da che cosa dipende? Ma dipende da noi. Palagianello è un terreno fertile, è un terreno straordinario, è un terreno di artisti. Oltre ad essere artisti siete anche delle gran belle persone. Questa notte rosa nasce, lo voglio ricordare, ci tengo, come prima edizione in memoria di una giovane donna scomparsa purtroppo per la malattia di cui noi ci occupiamo. L'ANT, mi piace definirla in questo modo, è l'associazione che porta carezze a chi soffre. Proprio la caratteristica dell'ANT, fare della solidarietà importante con professionisti seri, con volontari preparati, ma con la peculiarità dell'amore che noi mettiamo in tutto quello che facciamo. Una bottiglietta d'acqua, due bottigliette d'acqua, un, due, tre, non ti parlo, mostrare che ti piace. Un, due, tre, Terra Rosa ospiti sul palco di Notte Rosa questa sera. La manifestazione oramai è arrivata alla 7ª edizione, importante perché a giudicare dal numero di persone che sono venute ad assistere a questa manifestazione, veramente c'è grande interesse da parte di tutta la cittadinanza, è una cosa che ci fa molto piacere. Io poi sono abbastanza legato all'ANT perché si comportano bene, fanno delle cose interessanti e le fanno per un fine nobile. E tutte le cose col fine nobile hanno bisogno di attenzione e di partecipazione. Noi con i Terra Rosa partecipiamo stasera a questa manifestazione, lo facciamo con il cuore, con tutta la nostra disponibilità, ci mettiamo a disposizione appunto per una nobile causa. La camisa,